Siamo sopravvissuti ad una maestra cattiva. Siamo sopravvissuti ad un cane impazzito. Ora è il momento di farla finita. Catnap, viesce, dai su, sono pronto. E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e ben ritornati su Poppy Playtime 3. Oggi è il momento, questo sarà l'ultimo episodio, perché andremo a sconfiggere Catnap. Perciò voglio un sacco di supporto, scrivete tutti sotto nei commenti Catnap. E mi raccomando, cosa aspettate? Cliccate il tasto iscriviti ed attivate la campanellina per non perdervi nessun video di questa serie. Iniziamo. Ok, allora dobbiamo scendere giù. Certo che tocca, dai, me lo poteva dire che gli Smiling Critters possono possederlo. Ragazzi, mi si è tipo mancato il mondo. Olly? Olly, sei di nuovo tu? Ehi, va tutto bene? Dolori o parti del corpo perse? Sì, diciamo ho perso un braccio. Sono molto felice che tu stia bene. Non voglio perdere altri amici in questo posto. Non ti preoccupare, io sono un tipo tosto. Ehi, hai visto il santuario? Catnap l'ha fatto per il prototipo. Sai, prima che Catnap si trasformasse in Catnap, ci fu un incidente davvero grave. Era quasi morto, ma dicono che il prototipo gli salvò la vita, rinunciando nel mentre alla sua libertà. Agli occhi di Catnap, il prototipo è un supereroe e ha salvato questo luogo. Quindi Catnap lo tratta come un dio, killando chiunque gli vada contro, noi inclusi. Ma dobbiamo stare attenti. Quel tempio ti ha spaventato? Se pensavi fosse terrificante, aspetta di vedere nella realtà. Comunque, siamo piuttosto vicini alla fine. Ti ho inviato una nuova chiave. Invece andrà all'ufficio del consulente. Ok, allora, non è l'ideale, ma dovrebbe avere un succo a sufficienza. Se riesci a far funzionare quel generatore e allacciarlo, abbiamo finito. E tengo gli occhi aperti per Catnap. Ogni ombra e ogni balugno è un nascondiglio. Ma che significa tutte queste parole tradotte male? Ti porterà via tutto ciò che hai per difenderti. E quando sarai più vulnerabile, ti killerà. Catnap vive per la caccia. Buona fortuna, ci sentiamo presto. E lo vuoi dire a me che vive per la caccia? Cioè, è un gatto, io ho un sacco di gatti. Ed ecco che proprio là sotto esce Sole. Sole, magari ci fossi tu. Tu sei l'unico che potrebbe andare contro Catnap. Quindi, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo andare al tempio? No, è chiuso. Ma questo non è un tempio. Olly, dammi la chiave. Avrei bisogno di una bella chiave. Non si vede un ciuffolo, ragazzi. Mi avete detto di alzare la luminosità, ma non è colpa mia se qui è tutto buio. Oh, grazie Olly. Ancora non capisco come fai a far passare le cose tramite il tubo. Va bene, allora penso che ci resti il municipio. Signor presidente, signor presidente. Senta, qua stanno tutti killando tutti. Chiamiamo l'FBI. Ragazzi, eccoci qua. Siamo nel municipio. Siamo alle ricerca del sindaco. Del sindaco della Playhouse. Mi sa che il sindaco ha avuto qualche incubo. Un po' troppi incubi. Ok, qua abbiamo da mettere una batteria. Usciamo di qua. Non si può uscire, certo. Perché io volevo le cose semplici. Ovviamente mi devono mandare dove c'è il fumo rosso. Dove mi potrebbero mai mandare? Ah, infatti, dicevo io, là c'è una batteria. E la nascondono. Allora, ho capito, mi serve una sedia. Signora sedia, si faccia prendere. Eccomi. Vabbè, non c'era bisogno di spostarla. Mettila qua dentro. E intanto Catnap mi scrive un messaggio. I tuoi strumenti non potranno proteggerti. Ma parla per te, vuoi che... D'accordo, oh no, devo togliere qua. Grazie mille. E mettiamo qui. Attivata. Qua c'è un altro registratore. Cavolo, tutti questi registratori. Certo che Elliot Ludwig aveva il passatempo di registrare, come mio padre quando andiamo in gita. Io vorrei tranquillamente trovare un'altra cassetta, perché ho bisogno di tante spiegazioni. Aiuto. Però io ti vorrei aiutare, ma non è colpa mia se ti hanno appeso così. Continuiamo di qua. Ancora messaggi.
Girati e vai a casa. Ma girati tu, girati. Questa Head of School, il preside della scuola, Maria Ushkan. Senta, Maria Ushkan, per caso avevo un can a casa? Eh? Oh no, dobbiamo andare di qua. Oh, forse è meglio che mi metta la maschera. Cutlop! Che cosa ha rapito? Ha rapito qualcosa, Catnap! Là c'è una batteria, prendila! Presa! Grande così! Batteria qui, alimenta porta e ciao ciao! Corri! Non penso proprio! Allora, a me quando dicono corri io potrei anche seguire quello che dite voi, però non è che mi fida molto. Corri, corri! E alla fine non devo correre. Questo è il questo è l'ufficio di Edoardo Gala. Ragazzi, Edoardo Gala era un vero galantuomo. Cioè, lui era il presidente del Toy Store. Infatti guardate, ci sono tutti i giocattoli. Guardare le chiappe di mamma in un Glex. Puzzo, cosa fai, Puzzo? Strano però che non c'è niente. Aiuto. Ah, devo salire, perfetto. Vai, sali. Eccoci qua. Che bello, ragazzi, salire. Ricordiamoci che tra poco andremo contro Catnap. Ok, vai. Che bello saltare. Ah, siamo qui nell'underground. No, dai, sti puzzle. Che devo fare con questi puzzle? Oh, ok, ho un'idea, vado giù. Sentite, come faccio ad attivare questo? C'è un modo per salire? Alla. Ok, sali. Mamma mia, lo sapevo io, mio nonno mi ha fatto ingrassare 40 kg. Devo attivarlo. Là. Sì, ok, si gira così. Si è attivato. Ok, quindi facciamo così. C'è questo. Perfetto. Facciamo così. No, non ci arrivo. Allora devo farlo velocemente. Ok, ci sono arrivato. Ora mi devo solo sollevare. Oh, perfetto. Era molto semplice da fare. Ora giro qua e poi clicco qua. Sì, così si fa. Così. Sì, ok, di qua. Grandissimo. Vai, sì, ok, ci siamo. Ufficio. Esattamente, perché abbiamo fatto tutto questo? Ah, solo perché dovevamo rientrare qua. Ah, il comune, eh. Avete timbrato i cartellini? Lavorate. Andiamo di qua. Stella Griber. Che bello. Questa qui è proprio quella del Playcare. La cassetta. Incidente Hartman. Incidente Hartman, dobbiamo vederla. Ti prego, dove? Dov'è il videoregistratore? Qua. Inserisci, vediamo. Bambino. No, vabbè. Oh, signore e signora Hartman. Accomodatevi, prego, siediti. Com'è andata la corsa? Non era affatto come ce l'aspettavamo. Il discorso del Ludwig era: bene, ciò che ci conferma che sei tu sull'orfanotrofio voglio andare avanti. È un luogo davvero magico. Appena entrai mi sentii subito a casa. Apri quella porta per la prima volta e saprai. Non te ne andrai mai, letteralmente. È come trovare una casa quando sei bambini e sempre. Pensaci te quando vuoi sentirti. Capisco che tu vuoi dare a Jeremy quella casa. Sì, e noi vorremmo adottare. Incredibili. Sarai perfetto per... Oh, cosa? Bene, a quanto pare sono sorte alcune complicazioni. Complicazioni? Che genere di complicazioni? Non saprei, il modo lo dice collaudo. Testing? Che significa? Cosa significa collaudo? Signor Graeber, ci meritiamo una spiegazione migliore di questo. Non credi? Ti dice tutto questo e non lo sapeva? Com'è possibile? E perché lo scopriamo solo adesso? Io mi dispiace. Ma collaudo di cosa?
No, povero bambino, la non stanno collaudando, no? Forse perché è diventato uno di loro. Ok, ho paura di chi? D'accordo, grazie, non lo volevo sapere. Una chiave, voilà, mamma mia. Ma chi è che mette le chiavi nelle ventole? Seriamente, chi è che mette le chiavi nelle ventole? Deve un bel posto per nasconderle. Sembra come in America che le chiavi si tengono sotto il tappeto davanti a casa. Poi certo che entrano i ladri. Comunque, io le chiavi ce l'ho, apri qua. E attenzione, perché noi siamo al municipio e ancora il sindaco non si è presentato. Sindaco di Lignano, sei tu? Ciao, sono Craftycorn. Mi aiuteresti a pitturare? Passami il blu, per favore. Il blu? Questo è blu. Grazie. Ora potresti darmi un po' di rosso? Sì. Altro rosso, per favore. Fuori? Ma non possiamo andare fuori. Mi stai nascondendo altro rosso. Lo so. Ti ho dato tutti i pastelli rossi che avevo. Dammi qua. Ma perché questi smiley critters urlano sempre? Vabbè, non lo so. Continuiamo, perché più andiamo avanti, più incontriamo dei bunzo fatti male, purtroppo. Dove dobbiamo andare? In quale ventola? Di qua. Ok, ci siamo. Via dentro il sistema di ventilazione. Scusate, non farla la battuta. Oh no, gas rosso? No ragazzi, altro gas russo. Ok, mettiamoci la maschera. Questo vuol dire che questa è la stanza, quella in cui non potevamo entrare, che era piena di gas. Eccomi. Oh no 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 no. Ah, qua dove è passato Catnap. Allora, ho bisogno dell'energia e non posso prenderla di qua. Oh sì, sì che posso. Prendila. Grande. Ok, rimettiamoci qua. Ho bisogno di aria. Io l'ho detto a signor Pippo di evitare di trattenersi le scorregge, ma questo qua ha scorreggiato sempre. Che posso fare io? Come faccio a ricaricarlo? Posso entrare qua dentro? Ah, questa è pure produzione di gas. Ok, ci siamo. Siamo alla fine. Apriti. Pure qua da ricaricare. Ma io... mi avete scambiato per una batteria ambulante? Cioè, spiegatemi. E qua non si apre. Qua non c'era ancora entrato. Ok, mi mancava una stanza, giustamente. Allora, quindi posso prenderle tutte. Una qui, mettiamo qui. Una qui, mettiamo qui. Una qui e mettiamo qui. Le ho fatte tutte e si è aperta la porta. Oh, finalmente, respira. Ma voi siete pazzi con questi puzzle? Voi siete puzzle? Che cos'è questa roba? Sì, vabbè, ciao, buonanotte. Ve lo facciamo in 2 secondi, ve lo dico io. Non lo so fare, come faccio? Uno colpisce questo e porta su l'ascensore. E dove mi porta l'ascensore? Qui, ma qui non si apre. Qui, disattivalo, no, sono rimasto bloccato. Grazie. Few inches later. Vediamo che succede. Cosa? Che è successo? Ah, ok, si è attivato. Uno. Ui, troppo forte. Uno. Due. Tre. E quattro. Sì! Un genio! Apri qui. E questo l'ho fatto. Ora mi servono 2 batterie. Perché questi giochi così difficili? Una batteria qua dentro. Come faccio a romperla? La devo far cadere. Cadi. 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 Oh, che ci voleva a romperla? Ok, mettiamola qui, che sicuramente devo fare qualcosa. Un'altra. Oh, ho i modi per romperle, giustamente. Devo solo salire sopra. Oh, non si butta la batteria. Buttati. E siamo a 2. Ok, ora devo solo risalire sopra. Come faccio? Una. Due. E ora? Oh, la valla spacca. Sì. Ci siamo. Vai.
Beh, questo è il generatore! Lo sono riuscito a trovare! Quindi praticamente ho finito il gioco! Ho finito! Non mi... Ah, ventole! Ok, via! Show di qua! No, vabbè, ma io che vi posso dire? Cioè, sono rosso. Certo, perché non ci poteva non essere, giustamente. Apriti! Rieccomi! No, non sono qui di nuovo, perché il prototipo ha salvato noi tutti. Quindi questi graffi di Catnap li ha fatti proprio lui. Ok, prendi. Oh! Mannaggia lui, mannaggia! Era una trappola! Era una trappola! Trova il fiore! Trova il fiore! Ma no! Non dire gatto se non ce l'ha nel sacco! Mi ha messo lui nel sacco! Mi sto intrippando il cervello con tutto sto fumo rosso! Hai un'idea di quello che stai facendo? Ah, quindi è questo quando sono entrato nella fabbrica di Poppy! Che ricordi! Che questo è proprio quando sono entrato dentro. Sto viaggiando nei miei ricordi. Do you know what's happened here? Sai cosa sta succedendo qui? Chi è quello Catnap? Bambini! Bambini che giocano, che corrono! Sto viaggiando proprio... Sai che eravamo un tempo? Delle semplici persone? No, mi sa delle cavie. Grande, ragazzi, io posso dire che questo gioco è diventato troppo bello. Capisci perché dobbiamo mettere fine a tutto questo? I bambini che giocano nella Playhouse! Tutti così allegri e felici. Forse. Do you even know what's real? Almeno sai cos'è reale? Allora, questo sicuro no. Te lo so dire solo perché non ho il grab pack. Anki! Quanto tempo! Sei reale? Sei reale? Anche non si fa il saluto così. No, tu non sai se è reale. Questo è quello che stava succedendo! No, vabbè. Nella mano del prototipo. Ok. Ah, grazie mille Holly per avermi telefonato. Grazie. Vattene dal Playcare o vengo a prenderti. Catnap parla. Aiuto. Ok, che la lotta finale ha appena inizio. Catnap, tu non sai con chi hai a che fare? Sono di nuovo fuori! Holly, parlami! Perché qua Catnap è un po' impazzito? Qualcosa è andato storto. Prendi il cavo dall'ufficio del consulente e inserisci sotto la statua. Dobbiamo raggiungere il 100%. Buona fortuna. Ok, dove si trova il cavo? Eccolo, è qua. Me ne vado, Catnap! Scatnap subito, ragazzi, adesso faccio uno scatnap, vai. Ok, scendiamo giù. C'è incredibile questo gioco, è incredibile, siamo alla fine. Attacca. Fatto. Cassetta per bambini. Ragazzi, dovremmo essere al 100%. Ho l'ultima chiave. Non so che cosa serve l'ultima chiave, però mi manca qualcosa, forse questa. Questa è l'unica cosa che mi mancava. Ah, ok. Mi serviva solo l'ultimo allaccio. Ma scusami un attimo, ma questo allaccio non lo avevamo già?
No, non l'avevamo, perché l'aveva attivato Poppy e Kissy. Ma che fine hanno fatto Poppy e Kissy? No, mi hanno fatto Kiss Kiss, adios. No, non va bene questo, non va bene, ritorniamo sotto. Ok, attacchiamo anche quest'ultima. Zack, fatto. Va bene, l'energia è abbastanza. Ora porta quella grande batteria alla zona produzione del gas. Così possiamo uscire da qui. È la porta accanto alla teleferica che ti ha portato qui. Buona fortuna. D'accordo, Holly. Andiamo. Ora un mai più. Entra dentro. È il momento. La produzione del gas rinizia. Ragazzi, scusate se vi metto un po' di suspense, ma siamo praticamente alla fine del capitolo e me la voglio godere tutta. Ok, devo solo mettere questa grande batteria proprio lì. Ecco perché tutte le altre batterie sono quelle piccole. Cutnop! No, il fumo! Aiuto! No, 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 non va bene, non va bene, non va bene, non va bene. Ah! Ok, non l'avevo messo in conto. Ok, ci risiamo. Devo scappare malissimo, ricordatelo, Lorenzo, ricordatelo. Scappa malissimo. Scappa malissimo. Ok, la batteria è mia. Via, scappa, scappa, scappa. Ok, scappa, scappa, scappa. Attiva, attiva. Questo con me, questo con me. Ok, Catnap. Ma ragazzi, ma è diventato un incubo. Questo Catnap non è normale. Ma mi segue, mannaggia i gatti. A me piacciono i gatti, ma non questo gatto. Ok, l'importante è che abbia portato a compimento la mia missione. No, perché c'ho ancora la batteria. Questo non va bene. Allora, non so perché mi ritrovo qui e non so se sto sognando. Però questo gas non mi fa nulla. Cioè, è tutto pieno di gas rosso. Però non mi sento nulla. Che devo fare qua? Ah, allora, posiamo questa. Catnap sta arrivando, preparati. Sì? Mi preparo. Sul lato destro e sinistro della stanza, sia davanti che in fondo, dovrebbero esserci delle nicchie con i terminali pronti per una carica. Verifica se è così. Sul lato destro e sinistro della stanza, sia davanti che in fondo. Qua! Sì, ho capito, quello! Va bene. Ok, ho attivato uno. Cioè, questo ho attivato. Metti. Tempo rimanente di 177 secondi. Cosa mi stai dicendo? Catnap! È dietro di me! Cosa devo fare? Oh no! Oh no, non va bene! Devo resistere! Come faccio a resistere? Oh, sta arrivando! Non posso metterlo! Cosa devo fare qua? Oh, ah, devo inserire le batterie! Ah! Ok, non ha funzionato. Allora ragazzi, ho capito come si fa. Ho capito ora. So come proteggermi da Catnap da quel punto. Ora devo solo capire dov'è. Allora, quello è falso. Ora non è più. O la va o la spacca. Quello è falso. Devo vedere solo dov'è Catnap vero. Di solito parte di qua. E infatti, no, non è quello vero. Non parte di là. Parte da destra. Ok, vai qua. Allora, di qua non può andare. Ok, questo non è. È questo. Allora, per fare questo, intanto uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Oh no! Abbassa, 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 abbassa! Sì, dai che non è quello vero! Dai che non è quello vero! Oh no, di nuovo! Prendilo, 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 prendilo! Prendilo! Mannaggia Catnap!
Ok, non è quello vero? Non è quello vero? Ragazzi, ricarichiamo. Ok, devo dare un colpo. Ok, fatto, finalmente. Oh, ha preso fuoco. Catnap. Ho distrutto Catnap, seriamente? Il prototipo. La mano. Catnap ha fallito, però gli sta dando una mano il prototipo. Perché lo vede nella comunità. E invece Catnap, mi dispiace, tu ti fidavi del tuo dio e invece no, questo è quello che è successo. Ragazzi, molto molto interessante. Ho perso la mano verde, ottimo. Mi tengo la mano blu, va bene? Ok, ora possiamo riscendere sotto e attivare tutto quanto. Ecco, finalmente, la batteria, la corrente elettrica è assente, non ti preoccupare. Ci penso io. No, aspetta. Clicca qui. Vai, no signal. Premi bottone. No, non serve a niente il bottone. Riavvia. Ah, devo riavviare di qua. Premi. Si è riavviato? Sì. Wow, finalmente. Cioè, abbiamo distrutto Catnap. Cioè, Catnap è stato catnappato dal suo dio stesso. Com'è stato possibile? Ora, perché ho mandato tutto il fluido a sinistra? Ho ripristinato tutto. Ottimo. Ragazzi, penso che debba andare di qua. Bene, sei qui. Dove sei, Poppy? E lo ha rifatto. L'impossibile. Proprio come pensavo. Catnap se n'è andato. Il fumo rosso è deviato. Grazie a te tutto si sta rimettendo al suo posto. Ma se vogliamo continuare, ti meriti di conoscere la verità. Sei tornato per i tuoi colleghi di lavoro. Vuoi sapere cosa è successo e perché? Sì, tutto voglio sapere. Questa è la tua risposta. La chiamavamo l'ora della gioia. Dov'è? Ok, questi erano tutti. Ah, Akiwaki ha iniziato a mangiare. Quindi a caso Akiwaki ha iniziato a killare tutti. Stessa cosa Mommy Long Legs. Ha iniziato a rapire tutti. Tipo una ribellione. No, tipo una ribellione, ragazzi. Stessa cosa le insegnanti. Hanno iniziato a killare tutti. Stessa cosa Kissy Missy si è risvegliata. Eppure Boxy Boo. E qua, e questo è Catnap. Questa è l'ora della gioia. Ma perché l'hanno fatto? Perché hanno iniziato a killare tutti? Perché hanno iniziato a killare tutti? Poppy! Ricordo di averne ascoltato ogni momento. È andata avanti così a lungo. Così terribilmente a lungo. Cercarono di nascondersi, di correre, qualsiasi cosa per restare in vita. Mi ricordo le loro grida. Che sta succedendo? Perché sta succedendo tutto questo? Che roba è? Un massacro senza senso. Ecco cosa fu. Hanno killato tutti. Colpevole, innocente, non importava. Tutte quelle morti. Non riparai niente. E allora, una volta che fu tutto finito, hanno trascinato quei cadaveri in basso, dove non sarebbero mai stati trovati. E loro mangiano i corpi per restare in vita.
to stay alive. Prototype has to die. Per questo il prototipo deve essere killato. Per tutto quanto. E voi non avete fatto parte dell'ora della gioia? Cioè, aspettate un attimo. Quella mi pareva Kissimissi, non Huggy Wuggy. Non appena raggiungiamo il fondo, rimanderemo l'ascensore su. Tieni duro, va bene? Dopo di te. Ciao Kissy, grazie di tutto. Grazie veramente per averci aiutato. Ora noi ci vediamo. No, no, aspetta, scusa. Scusa, devo salire. Ora possiamo andare giù. Ciao. Una volta che colpiremo terra dobbiamo essere cauti. C'è qualcosa. Cosa? Cosa sta facendo? Non è... No! Il prototipo! Stiamo arrivando, tieni duro! Dai, più veloce! Kissy! E anche Kissy è finita. Ragazzi, questo era Poppy Playtime 3. Io direi che il video di oggi lo posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscrivetevi al canale se non l'hai ancora fatto. Lascia un sacco di pollici in su. Qua il vostro Lonis, è tutto. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao!